Allora, direi che era un po' una, come dire, una, un terno all'otto, e, però direi che ha funzionato molto bene, soprattutto la messa principale alle 10 con la presidenza del Vescovo. Abbiamo visto un ingresso ordinato, per tempo, e soprattutto ha funzionato bene la prenotazione, che consigliamo perché la prenotazione ci dà la possibilità di capire quanti posti sono già prenotati ed eventualmente, se arriva qualcuno che non si è prenotato, anche di trovare la possibilità, qualora naturalmente i posti siano liberi. Soprattutto abbiamo visto che si è evitato l'assembramento, che è uno dei problemi più... La gente mi sembra abbia risposto molto bene, positivamente, quindi siamo soddisfatti. Per il discorso dell'Eucaristia com'è andata? Ma molto bene, perché poi abbiamo scelto una modalità che tra l'altro è anche molto veloce, nel senso che siamo scesi in tre, e anche adesso questa messa in tre tra le file, e quindi sappiamo chi è che fa la comunione perché rimane in piedi, quindi direi una modalità molto buona. Abbiamo un riscontro sul resto anche della diocesi che mi sembra molto positivo. Soprattutto la nostra fortuna sono tutti i ragazzi, gli addetti alla sicurezza, che certamente fanno un lavoro preziosissimo perché hanno capito qual è la loro funzione. Questo ha messo in movimento naturalmente davvero diversa gente, soprattutto i giovani. Questo per noi è un motivo di soddisfazione. Diciamo un piccolo ritorno alla normalità, un primo passo. La normalità sarà quando noi potremo entrare in chiesa come prima, salutandoci, eccetera, eccetera, e anche potendoci muovere un attimo in chiesa, perché adesso tutti devono stare molto fermi al loro posto. Però se pensiamo agli ultimi 2 mesi e mezzo, questo per noi è un grande dono. Abbiamo la possibilità, per noi l'Eucaristia è il centro. Quindi, certo. Anche il segno della pace però è stato sospeso. Anche il segno della pace è sospeso. Forse ci aiuterà in futuro, quando sarà ripreso, a capirne maggiormente il significato. Perché a volte si rischia di banalizzare, quindi in questo modo magari lo desidereremo ancora di più e forse lo faremo anche nel modo più giusto. Grazie. Grazie a lei.